Eccomi qua, benvenuti nella mia cucina. Oggi faremo insieme la focaccia con la mozzarella e la scamorza affumicata che io adoro veramente tanto. Ho già fatto l'impasto per recuperare un po' di tempo. L'impasto l'ho fatto con la farina 00. E prendete la farina, fate un bel impasto con dell'acqua tiepida, aggiungete il sale quanto basta e anche il lievito. Io ho utilizzato quello lì in polvere, mi trovo molto meglio con quello in polvere. Adesso iniziamo. Faccio un pochettino di spazio davanti a me. L'impasto è già pronto, l'ho già preparato in precedenza. Un attimo, sposto la telecamera così potete vedere gli ingredienti. Oggi non c'è l'operatore, devo fare tutto da sola. Metto l'olio nella teglia, così non si attacca l'impasto alla teglia. Nel frattempo ho anche acceso il forno a 180 gradi. Prendo l'impasto, lo verso nella teglia e spingo con i polpastrelli l'impasto in modo da creare una pasta, vedete? C'è chi utilizza il mattarello, io sinceramente mi trovo molto meglio così perché lo trovo molto più pratico e veloce. Utilizzo il mattarello per esempio nel momento in cui devo fare la focaccia ripiena, soprattutto per lo strato superiore. Serve il mattarello, stendere bene la pasta. Eccolo qua. Dopodiché, salsa di pomodoro. La spargo un po' dappertutto, ne metto molto. A me piace che sia bella, soffice e gustosa. E poi mi aiuto con una forchetta. Prendo una forchetta e spargo la salsa su tutto l'impasto per renderla omogenea. Scusate se non si riesce a vedere bene con... faccio così con la camera. Un'altra cosa che amo molto è l'origano. Io non lo compro l'origano perché i miei genitori hanno proprio la pianta dell'origano, poi lo mettono ad essiccare e niente, preferisco utilizzare l'origano, quello fresco, e trovo che sia molto più saporito. Ma se voi non l'avete, facciamo così, eh? Se voi non l'avete, utilizzate quello del supermercato. Utilizzate quello che potete. Via la forchetta. Ah no, conservo la forchetta perché poi mi servirà per pizzicarla. Prendo l'origano. Ho messo l'origano in questo barattolino e a me piace che sia molto fine, molto che diventi de... che i pezzi diventino tutti piccolissimi, piccolissimi. Ecco qua. Ci metto anche un pochettino di sale. Ovviamente voi non state riuscendo a vedere niente, vediamo un po' così, ecco, vedete?
E poi cosa faccio? Prendo delle olive, nel mio caso ho scelto quelle verdi, c'è il barattolone qui vicino, olive verdi, e le metto un po' qua e là. Voi l'adorate la focaccia? Io sì, e amo mangiarla tutto l'anno, ovviamente. Da brava pugliese non potrei fare diversamente. Ricordo che quando andavo all'università andavo spesso. Vedete? Vedete un po'? Si riesce a vedere? Sì, eh? Scusate, ma non c'è l'operatore, come dicevo. Andavo spesso in. Faccio dei piccoli tagli così con la forchetta, la pizzico un po' ovunque, perché così aiuterà la cottura. Dopodiché la prendo e la metto nel forno. Dicevo, quando ero all'università andavo spesso in una focacceria a Bari, Atena, mi sembra che si chiama Atena o Tene, no? Atena, Atena, non come la capitale della Grecia. E là ho speso un bel po' di soldini, panzerottini e la focaccia, famosa focaccia, lì è molto buona la focaccia alle patate, deliziosa. Allora, mentre la focaccia è nel forno, dobbiamo aspettare circa metà cottura. Quando è arrivata a metà cottura, bisogna uscire la focaccia. La uscirò e ci metterò sopra la mozzarella. La mozzarella e anche la scamorza fumicata. Rimetterò la teglia nuovamente nel forno e poi. Quindi aspettate un pochettino, facciamo un po' di pausa e diamo il tempo al forno di cuocere un po' la focaccia e ci vediamo tra qualche minuto. Eccomi qua. La focaccia ancora non è pronta, ma incominciamo a tagliuzzare insieme la mozzarella. Ne ho prese due mozzarelle e la scamorza affumicata. Incomincio a tagliuzzare la mozzarella così. Un po' da tutti e due i lati, passo alla seconda mozzarella. Non è che i pezzetti debbano essere proprio uguali, eh? Anche grossolanamente va bene. Ecco qui un bel piattino di due mozzarelle. Dopodiché passo la scamorza affumicata. Eccola qua. Non c'è bisogno di metterla tutta. Questa qui sono circa 300 grammi. Qui. Al contrario, questa qui invece preferisco che sia tagliuzzata in maniera più sottile, perché essendo più secca rispetto alla mozzarella è meglio tagliarla più sottile, così vedete, molto sottile, e la potete lasciare così o tagliuzzarla un po' così in orizzontale, verticale. Ne taglio ancora un altro poco.
Ecco. Controllo nel frattempo la focaccia, la cottura. È quasi pronta. Ripeto, dovrebbe essere metà cottura. Una volta che è arrivata a metà cottura, ne ho utilizzata circa metà, metà scamorza, la rimetto. E questa qui, anziché lasciarla così, ripeto, possiamo metterla anche sulla focaccia, stenderla sulla mozzarella, ma io invece preferisco tagliuzzarla in maniera un pochettino più sottile, fare circa un terzo di queste fette, anche un quarto. Ecco qui, cerco di dividerle tra di loro. Nel frattempo dal forno sta uscendo un profumo veramente delizioso. E voi, se voi proverete a fare la focaccia, fatemelo sapere, così mi direte il risultato. Anzi, sarebbe bello se poteste mettere proprio le fotografie. Fatemi vedere le fotografie della vostra focaccia. Io metterò questi ingredienti, ma altrimenti si possono mettere, aggiungere tante altre cose, tipo del salame, del prosciutto, a seconda del vostro piacimento. Anzi, penso che ci aggiungerò anche del salame, per renderla ancora più saporita. Poi c'è mio marito che adora il salame, soprattutto quando è piccante. Anche a me. Allora, mi faccio un po' di spazio e la focaccia no, ancora non è pronta. Allora cosa faccio? Vado velocemente in frigorifero e vedo un pochettino cosa c'è, se c'è del prosciutto, del salame, vediamo un poco. Ritorno subito, Allora, cosa c'è? Mortadella? No, ventricina. Ventricina piccante. Questa dovrebbe essere veramente fantastica. Sono 100 grammi, non ne metterò 100 grammi, anche perché la teglia che ho utilizzato non è proprio grandissima. E mettere 100 grammi di ventricina vorrebbe dire veramente chiamare i pompieri, perché è veramente piccante. Pulisco un pochettino il piano lavoro, adoro lavorare con un piano il lavoro sempre perfetto, sempre pulito. Metto la ventricina così e adesso esco la focaccia. Prima metto un qualcosa per non bruciare il piano lavoro, la mia isola, eccola qua, come avevo detto è solo a metà cottura, anche un pochettino di più. Prendo la mozzarella e la butto un po' qui, un po' da tutti i lati. Precedentemente avevo già messo le olive. Cerco di metterla, di stenderla in maniera uniforme. Peccato che non si possa vedere. Per il prossimo video speriamo che non ci siano inconvenienti con la camera. Così, scamorza, passa la scamorza velocemente, velocemente. Il forno è ancora acceso, un po' così dappertutto. Non dimenticatevi, prima di metterla nel forno, di mettere ancora un altro poco d'olio d'oliva, oltre a renderla saporita, la rende anche molto soffice. Ecco qua, passo la ventricina.
Uno, per questa teglia penso che due, vediamo un pochettino quante fette, quattro, quattro, no, quattro, basta così. Mettiamo, prendo questa così, potete vedere un poco, ecco qui, vedete? Buonissima, già così me la mangerei, guardate. Ma no. Meglio rimetterla nel forno velocemente. C'è chi ci aggiunge ancora del sale, io preferisco di no. Perché no? Perché comunque c'è la scamorza che è già abbastanza saporita e già abbastanza salata. Sposto la camera così. Il salame, anche il salame ha il suo bella quantità di sale e quindi aggiungere ancora del sale penso che sia eccessivo, ma c'è chi lo ama, se voi lo amate aggiungetelo, ma non esagerate. Adesso facciamo così, diamo ancora al forno di far il tempo di sciogliere la mozzarella, di la scamorza, di far amalgamare bene tutti gli ingredienti e ci vediamo tra un poco con il risultato finale. Sono emozionata, spero che esca veramente molto buona e bella. A dopo! Eccomi, la focaccia è pronta. Vado a spegnere il forno e la esco. Sono pronta! Che voglia di mangiarla, di assaggiarla. Il profumo è fantastico. Oh, wow, guardate! Fantastica! Chiudo il forno. Una cosa che ho dimenticato di dirvi, che a me piace di solito aggiungere l'origano, anche l'avevo già messo prima, però una volta messa la mozzarella e la scamorza, mi sarebbe piaciuto mettere ancora un'altra volta l'origano. Ovviamente se voi lo adorate lo fate, altrimenti lasciate perdere. Io sono proprio un amante, 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 come ho già detto. Taglio la focaccia. Un bel pezzettone. Oltre a essere molto profumata, mi sta sembrando anche molto ma molto soffice. Vedete qua, mi aiuto con le mani, sono scivola. Ecco qui, faccio tanta 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 mozzarella, a me piace così. Faccio un altro pezzo. Ragazzi, che cosa vi devo dire? Che cosa vi devo dire? Che cosa vi devo dire? Vi dico che questa focaccia la prendo questo qui, ecco, metto la teglia di lato perché è arrivato il momento veramente di attaccare, di assaggiare. Allora, il piatto è questo qui, vedete? Veramente deliziosa, ma così a vederla dico che è deliziosa. Penso che sia arrivato il momento proprio di gustarla perché non ce la faccio. Non ce la faccio più a resistere. Brucia. Scaduta l'oliva. È buonissima, devo solo fare attenzione a una cosa, il rischio è che mio marito se la possa mangiare veramente tutta, devo fare attenzione,
Fatela anche voi, il video finisce così. Se il video vi è piaciuto mettete un pollice all'insù, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!